Ciao a tutti, sono Federica e Lori e ora vi mostreremo le iniziative per il mese di novembre. Bando Servizio Civile. Ultimi giorni per partecipare al bando del Servizio Civile Nazionale. Scegliere di impegnarsi per 12 mesi nel Servizio Civile Volontario vuol dire aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze spendibili nel corso della vita lavorativa. Scopri tutte le condizioni e i vantaggi su www.serviziocivile.it. Anche il Comune di Milano ospiterà 62 giovani volontari del Servizio Civile. Scegli il tuo progetto su www.comune.milano.it/servizio civile. Ricorda che puoi presentare una sola domanda per un unico progetto in un unico ente, pena l'esclusione da tutti i progetti. Scadenza il 4 novembre 2013 entro le ore 14. L'Informa Giovani partecipa anche quest'anno all'iniziativa del settore spettacolo Moda e Design, Milano per lo spettacolo, teatro stagione 2013-2014, 58 spettacoli ad invito per chi non sempre va a teatro, a cura dell'Ufficio Teatro e Danza. La novità di quest'anno è la distribuzione dedicata ai cittadini under 35 che possono ritirare gli inviti all'Informa Giovani. Da lunedì 4 novembre, dalle ore 15, sono in distribuzione all'Informa Giovani gli inviti per 5 spettacoli. Lettere di Lucille, Teatro Oscar, martedì 12 novembre, ore 21. 6 personaggi in cerca d'autore, Teatro Carcano, mercoledì 13 novembre, ore 20:30. Solo 6 bottiglie, Teatro Martinit, venerdì 15 novembre, ore 16:30. Prodigiosi deliri, Teatro Out Of, martedì 19 novembre, ore 20:45. Un'Odissea, Teatro dell'Arte, venerdì 22 novembre, ore 16:30. Da lunedì 11 novembre, dalle ore 15, sono in distribuzione all'Informa Giovani gli inviti per 4 spettacoli. Junior Mans Trio, aperitivo in concerto, Teatro Manzoni, domenica 1 dicembre, ore 11. Tempesta, Teatro dell'Arte, martedì 3 dicembre 2013, ore 20:30. The Ghost, il musical, Barclay, Teatro Nazionale, giovedì 5 dicembre 2013, ore 20:45. Binge Drinking Mondo Liquido, Teatro Verdi, domenica 8 dicembre 2013, ore 16:30. Da giovedì 28 novembre, dalle ore 15, sono in distribuzione all'Informa Giovani gli inviti per 4 spettacoli. The Ghost, il musical, Barclay Teatro Nazionale, sabato 21 dicembre 2013, ore 15:30. Girotondo.com, Teatro Filodrammatici, domenica 29 dicembre 2013, ore 16. The Best of Mage, Teatro Manzoni, giovedì 2 gennaio 2014, ore 20:45. Manzoni Derby Cabat, spettacolo più cena, Teatro Manzoni, domenica 12 gennaio 2014, ore 19:30. Attenzione! È possibile ritirare 2 inviti a testa per ciascun spettacolo a scelta tra quelli proposti, per un massimo di 2 tra le rappresentazioni offerte nelle diverse date di distribuzione. Vuoi andare a quel paese gratis? Prosegue l'Informa Giovani, lo sportello dedicato al servizio volontario europeo. Ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua candidatura e dare consigli per scegliere il progetto adeguato alle tue esigenze. È necessario prenotarsi scrivendo a sve@associazionejoint.org. I prossimi appuntamenti martedì 12 e 26 novembre, dalle ore 15 alle ore 16:30. L'Arte di Strada Milano. Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta puoi farlo. Iscrizione online dal sito milano.stradaperta.it. Sportello artisti di strada aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 16. Le richieste di iscrizione e prenotazione allo sportello verranno accettate fino alle ore 15:30. artistidistrada@comune.milano.it. G-Lab, Laboratorio di Cittadinanza Urbana. Continua l'attività del progetto pilota nato dalla collaborazione tra Assessorato delle Politiche Sociali e Servizio Giovani del Comune di Milano con l'associazione Rete G2 Seconde Generazioni, che si propone di fornire informazioni di primo livello sul tema della cittadinanza. G-Lab è aperto al pubblico all'Informa Giovani tutti mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18. Botteghe di mestiere. Avete ancora pochi giorni per aderire a Botteghe di mestiere, un programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con lo scopo di promuovere e valorizzare il lavoro artigianale e apprendistato.
I giovani selezionati saranno formati attraverso percorsi sperimentali di tirocinio all'interno di botteghe di mestiere, individuate attraverso un avviso pubblico nei settori pasticceria, panificazione, ristorazione, tessile, abbigliamento calzaturiero, benessere e costruzioni. Gli aspiranti tirocinanti disoccupati e inoccupati tra i 18 e i 29 anni non compiuti dovranno presentare una sola candidatura. Durante il periodo di tirocinio verrà riconosciuto al tirocinante una borsa mensile di 500 euro. Guarda l'elenco delle botteghe disponibili, scadenza 4 novembre 2013. Isole digitali. Sono nuovi spazi che consentiranno a cittadini e turisti di spostarsi, comunicare e informarsi in maniera intelligente e sostenibile. Le prime 15 isole sono vere e proprie aree che consentono l'accesso alla rete per essere sempre connessi, grazie al wifi gratuito e veloce e dotate di colonnine gratuite per la ricerca di tutti i dispositivi elettronici, smartphone, PC e tablet. Luoghi dove scoprire anche cosa accade in città, dalle notizie del Comune di Milano a quelle turistiche e mobilità, alla viabilità, al trasporto pubblico grazie a totem touchscreen di ultima generazione. Ogni isola digitale ospita una stazione per quadricicli elettrici biposto in condivisione, 60 mezzi disponibili già entro il 21 ottobre, che diventeranno 90 a metà novembre e 120 a febbraio. Tutti a disposizione dei cittadini che potranno usufruire con modalità simili a quelle del bike sharing, attraverso una tessera annuale, mensile o settimanale, acquistabile via internet su www.eqsharing.it. Fino al 30 novembre 2013 sarà possibile iscriversi al servizio ed abilitare la tessera gratuitamente. Da Lori e Federica è tutto, ci vediamo il prossimo mese per le iniziative di dicembre.